Buonasera e benvenuti al primo appuntamento con questo ciclo di interviste Facebook Live per il progetto ANSA Agri UE. Io sono Angelo Di Mambro, sono un giornalista specializzato in questioni agricole europee e vi accompagnerò in questo ciclo di interviste che mirano a raccontare, a spiegare le politiche agricole le politiche agricole e alimentari dell'UE, particolarmente nelle aree dell'innovazione, dell'ambiente, dei giovani e del rinnovamento generazionale, del biologico e della qualità intesa sia come tradizione ma anche come strumento per la competitività. Cominciamo il nostro ciclo di interviste con esperti con un punto di riferimento per le politiche agricole europee e un punto di riferimento italiano per le politiche agricole europee. Oggi parliamo di innovazione con Paolo De Castro. Paolo De Castro è professore di economia e politica agraria all'Università di Bologna, è stato ministro per 3 volte e è stato consulente del presidente della Commissione europea Romano Prodi ed è eurodeputato dal 2009. Quindi introduciamo il tema, diciamo. Allora, l'innovazione in agricoltura, oggi siamo abituati a vedere l'agricoltura come qualcosa di tradizionale, no? Sì. In effetti c'è sempre questa, a mio avviso, errata contraddizione tra innovazione e tradizione, come quasi fossero due aspetti contrapposti. In realtà dobbiamo guardare alle tradizioni, alla tradizione, soprattutto quando parliamo di tradizione di prodotti alimentari, dobbiamo parlare come di una innovazione ben riuscita. In fondo altro non è che non un'accumulazione di know-how all'interno di quel prodotto, di quel processo produttivo. E l'agricoltura ha bisogno di innovazione perché le sfide che ha di fronte sono straordinarie, sono sfide difficili. Pensiamo a quello che si sta impattando nel mondo agricolo con i cambiamenti climatici, le difficoltà di produrre in zone con poca acqua, di dover combattere delle malattie con sempre meno chimica o addirittura senza la chimica, come ci auguriamo in futuro grazie alle nuove tecnologie di genetiche si possa fare, così come il clima, il tema più generale del produrre di più con meno risorse impegna, insomma, l'agricoltura un uso dell'innovazione in maniera più attenta del passato, e se vogliamo anche l'Europa dovrebbe fare un po' di più per promuovere l'agricoltura e l'innovazione in agricoltura. Approfitto di questa pausa per ricordare che voi potete interagire con questa intervista inviando domande, commentando l'articolo che è online su ANSA Agri UE, oppure il post sulla pagina Facebook, oppure su Twitter usando l'hashtag Agri UE. Continuiamo l'intervista. Lei ha parlato appunto di una concezione un po' fuorviante, no, dell'agricoltura come tradizione. Ma invece poi l'agricoltura, l'innovazione è stata fondamentale per superare quello che gli economisti chiamano un po' l'incubo di Malthus, no? Oddio, il fatto che finiscono le risorse, finisce la terra a disposizione, quindi prima o poi le popolazioni crescono troppo e questo porta, sì, alla rovina e alla catastrofe. Ecco. Questo purtroppo è quello che la FAO oggi stima essere questo straordinario incremento di domanda, che non è dovuto soltanto all'aspetto demografico, che pure è imponente, perché diventeremo 9-10 miliardi di abitanti in questo pianeta, ma il problema è che stanno cambiando le diete alimentari, cioè l'aumento del reddito pro capite in alcune aree del mondo, in particolare in quelle popolose aree dell'Asia, penso alla Cina, sta portando a uno spostamento di consumi dai tradizionali consumi a base di amido o di cereali verso consumi a base di prodotti zootecnici, carne e latte, e questo sta moltiplicando la domanda di carne e latte, che sono alimenti che hanno bisogno di tanta terra, di tanta acqua. Quindi non c'è dubbio che la pressione che sta avvenendo sulle risorse naturali è fortissima, da qui in fondo il land grabbing è nato per questo, altrimenti non si spiegherebbe perché c'è questa ansia, questa preoccupazione, questa fame di terra, per cui addirittura si va in l'unico continente che è rimasto abbastanza vergine nel pianeta, che è l'Africa, per
accaparrarsi la terra disponibile e quando non addirittura le stesse aziende produttrici di grandi produzioni, di grandi commodity vengono oggi prese d'assalto questi fondi sovrani da queste aziende asiatiche che preoccupate del futuro si cercano di assicurare una fonte di approvvigionamento certo di prodotti agricoli, di prodotti alimentari. Quindi il tema c'è, è enorme e naturalmente richiede una visione globale per essere risolto, perché questo non è il tema di un singolo paese, forse neanche della sola Europa, un approccio globale che non è sempre facile evidentemente, perché oggi anzi stiamo vivendo una fase in cui il multilateralismo è un po' in crisi, si ritorna più agli egoismi nazionali, agli accordi bilaterali, il WTO di fatto è in un angolo morto e tutto questo ci deve far riflettere, perché in futuro dovremo sempre di più guardare invece a come affrontare insieme queste grandi sfide dell'umanità. Interrompiamo un momento il flusso del ragionamento che ci sta portando davvero lontano, perché è arrivata una domanda su Facebook da Luca Conti che ci chiede: quali sono gli scenari possibili in un futuro prossimo sia in ambito legislativo che di investimento per il settore del urban farming e del indoor farming? Parliamo, ricordiamolo, della agricoltura di città in qualche modo, gli orti urbani. E degli orti urbani e dell'agricoltura fatta in verticale in qualche modo, nei palazzi. Il tema è molto più serio di quello che può apparire in un primo approccio. In realtà è proprio questa fame di terra e questa pressione sulle risorse naturali sta portando, anche come conseguenza del fenomeno dell'urbanizzazione, oramai siamo vicini alla soglia del 50% dell'umanità che vive nelle città, quindi abbiamo bisogno sempre di più di una, diciamo così, di un approccio anche culturale alla produzione di cibo il più ampio possibile. Penso anche alle nuove tecnologie che ci possano far produrre in casa, addirittura in questi frigoriferi intelligenti, in queste sorte di mini serre casalinghe, ci possono far produrre ortaggi e anche in alcuni casi di frutta in casa. Bisogna guardare con molta attenzione, naturalmente questo porta a tutta quella riflessione sul tema dello spreco, che è sicuramente un tema strettamente collegato. Lo spreco di cibo è enorme, non solo nei paesi occidentali ma in tutto il mondo, e visto che si va verso un periodo, diciamo, di difficoltà di approvvigionamento mondiale, forse dovremmo incominciare anche a guardare a casa nostra, o guardare anche a regole che possano far risparmiare un po' di più, guardare a evitare lo spreco, sia noi paesi ricchi del mondo ma anche i paesi poveri del mondo, dove lo spreco esiste ed è anche molto intenso. Ecco, ma questo elemento dell'indoor farming, degli orti urbani, è presente anche nel dibattito europeo come elemento che può attivare degli investimenti, diciamo, oppure siamo ancora lontani da questo? La politica agricola forse non è lo strumento adatto, forse ce ne sono altri che possono fare? Nell'ambito della politica agricola sicuramente il secondo pilastro, la politica di sviluppo rurale, quelli che noi siamo soliti chiamare in Italia i PSR che fanno le regioni italiane, e ci sono già dei gradi di libertà possibili per poter utilizzare queste risorse europee per sviluppare questo tipo di agricoltura, gli orti urbani, forme di agricoltura che possano incentivare l'utilizzo anche di piccole superfici disponibili. Naturalmente il dibattito è all'inizio, c'è spazio anche nella quello che noi chiamiamo la futura PAC post 2020 per riflettere anche di più su una regolamentazione più attenta verso queste forme di nuova agricoltura. Anche perché quello che sembra al momento, per quanto riguarda queste tecnologie, che a volte veramente si parla di dispositivi molto sofisticati che riescono a ricreare dei microclimi addirittura, quello che emerge però è che c'è un'applicazione per quanto riguarda le orticole, la verdura, la frutta ancora no, alcune appunto verdure, ma è difficile poi fare un discorso del genere sui cereali, sulle commodity, su quelle cose che poi servono per venire incontro a quella domanda che lei diceva, che è moltiplicata dal cambiamento dei consumi. Non c'è dubbio, infatti rimane un interessante aspetto da sviluppare, da studiare, ma non può essere risolutivo. Il grande tema della produzione di cereali, di carne, latte rimarrà un tema che indubbiamente andrà affrontato anche con
ancora una volta con le nuove tecnologie, cercando per esempio di produrre di più con meno risorse nei paesi in cui abbiamo a disposizione terra fertile, o di produrre dove fino ad oggi non è possibile produrre, penso a tanti terreni aridi o terreni dove non c'è disponibilità di acqua, utilizzando acque reflue o addirittura acque salmastre. La tecnologia oggi ci dà la possibilità di avere veramente un orizzonte in cui molte cose oggi impossibili potranno diventare possibili nell'immediato futuro. Volendo cercare di fare una sintesi, se la risposta dell'innovazione agricola del XX secolo è stata una risposta essenzialmente orientata alla produzione, e anche a una risposta di tipo legata agli input, oltre che alle varietà genetiche, all'innovazione genetica che è stata importantissimo, si può dire che nel XXI secolo la sfida invece è più orientata alla sostenibilità dei processi? Assolutamente sì, sostenibilità dal punto di vista agricolo per quello che riguarda la sfera aziendale, ma aggiungo anche la sostenibilità come approccio culturale del consumatore, il quale consumatore per esempio dovrà in futuro sicuramente riflettere sulle diete alimentari. Ci sono diete più spreconi e diete meno spreconi dal punto di vista delle risorse naturali, così come c'è un atteggiamento anche del consumatore nei confronti proprio del food waste, dello spreco di cibo in senso generale. Quindi direi in entrambi i lati, sia dal punto di vista del mondo della produzione, per mettere in condizione l'agricoltore di guardare a queste nuove tecnologie che ci consentono di produrre di più con meno risorse, ma anche dal lato del consumatore, guardando a quelle che indubbiamente saranno nel futuro delle diete più sostenibili dal punto di vista della disponibilità di risorse naturali. Io ricordo che per interagire e per inviare domande potete commentare l'articolo che è online su ANSA Agri UE, oppure il post sulla pagina Facebook, oppure usare Twitter con l'hashtag Agri UE. Abbiamo parlato della sostenibilità, c'è però i dati ci dicono che negli ultimi 20 o 30 anni l'innovazione, l'Europa ha segnato un po' il passo sull'innovazione. Purtroppo sull'innovazione sì. Nella produttività, attenzione, proprio su questo, produttività vuol dire produrre con meno risorse, quindi anche è un concetto anche di sostenibilità. Purtroppo se è così. Diciamo questa cultura dell'abbondanza che ha influenzato un po' le politiche dell'Unione Europea, questa convinzione così anche un po' banale che in fondo il problema non esiste perché basta scendere sotto casa e i supermercati ci danno tutto quello che ci serve, ha portato anche una minore attenzione nei confronti di quelle tecnologie che guardano invece all'utilizzo della risorsa, a come massimizzare l'uso delle risorse in modo sostenibile. In questo senso c'è tantissimo da fare, per esempio il fatto che l'Europa abbia oramai sia diventato in Europa un tabù il termine biotecnologie, quando grandissima parte dell'innovazione futura potrà essere legato a queste tecniche cosiddette biotecnologie di nuova generazione, cioè quelle che non spostano geni, per intenderci, da una specie all'altra, non hanno nulla a che vedere con gli OGM, non hanno nulla a che vedere con quelle che comunemente chiamiamo il Frankenstein food, ma parliamo delle tecnologie genetiche intraspecie, quelle che qui a Bruxelles chiamiamo le NBT, le New Breeding Techniques. Queste tecnologie stanno dimostrando, per esempio, dei risultati straordinari nel riuscire a produrre impegnando meno prodotti chimici, quindi molto più sostenibili dal punto di vista ambientale, oppure addirittura con nuove tecniche che riescono a produrre semi capaci di crescere in territori aridi. Quindi c'è tutto un filone che noi ci auguriamo che in Europa possa tornare a essere possibile parlarne, perché fino ad oggi il tabù è stato totale. E naturalmente tutto è un po' appeso, come si sa, da questa parere che la Corte di Giustizia dovrà dare entro i prossimi mesi, se i prodotti vegetali ottenuti con queste tecnologie sono o non sono OGM. Problema non banale qui in Europa, perché abbiamo una regolamentazione che dà facoltà agli Stati membri di vietare la coltivazione di prodotti biotech se questi sono OGM. E 17 paesi, tra cui l'Italia, lo hanno fatto. Quindi noi non vogliamo prodotti OGM, ma guardiamo, credo, con una qualche fiducia a queste nuove tecnologie che invece in maniera intraspecie, quindi
assolutamente ciò che avviene già in natura, ma un'accelerazione di un processo naturale, potrebbero dare delle risposte importanti in futuro. Quando si parla di biotech agricolo, comunque è sempre importante tenere conto che la percezione sociale del biotech è una percezione di qualcosa di rischioso, ecco. Quindi quando lei dice dibattito è veramente, cioè, cercare di ripartire in qualche modo. Sì, questa, perché la convinzione è radicata, ecco. Noi abbiamo l'80% dei consumatori che non vuol sentir parlare di OGM e quindi noi abbiamo in qualche modo seguito questa ampia volontà dei nostri cittadini consumatori, ripeto, non solo in Italia ma in tanti paesi europei, dicendo no alla coltivazione di piante OGM. Però queste nuove tecnologie non hanno, ripeto, nulla a che fare con gli OGM, questo lo dobbiamo chiarire bene a chi ci ascolta, perché non sono Frankenstein food, non sono miglioramenti genetici ottenuti miscelando geni di varia provenienza. Stiamo lavorando all'interno del patrimonio genetico della specie vegetale, esattamente come avviene nel miglioramento genetico tradizionale. Sono né più né meno che degli incroci pilotati. E quindi io credo che dovremmo in questo senso, e speriamo e auguriamoci, che l'Europa possa aprire un capitolo nuovo. L'innovazione in agricoltura è qualcosa che va molto oltre, l'innovazione varietale è importantissima, ma l'innovazione in agricoltura è anche innovazione di pratiche, innovazione di organizzazione, innovazione anche tecnologica. Rimanendo in ambito tecnico e tecnologico, molti osservatori dicono che le frontiere poi della ricerca e dell'innovazione devono essere, a parte i geni di cui abbiamo parlato, devono essere anche i dati. Certo. No, ma intanto diciamo, qui parliamo spesso di agricoltura di precisione o di smart agriculture, di agricoltura intelligente. In realtà è l'uso delle nuove tecnologie applicate all'agricoltura. Pensiamo per esempio cosa possono essere i droni. I droni intesi non soltanto per quanto riguarda il monitoraggio per aspetti climatici, no, proprio i droni che possono essere collegati con per esempio le macchine distributrici di antiparassitario e far sì che la distribuzione del prodotto o magari anche dell'acqua avvenga esclusivamente lì, nella zona del terreno, di quella porzione di terreno in cui ce n'è bisogno. Significherebbe risparmiare tanto prodotto chimico, tanta acqua, significherebbe quindi avere anche un impatto sui costi di produzione, sostenibilità ambientale, il tutto a costi molto molto bassi, tant'è che sono proprio le piccole aziende che potrebbero avvantaggiarsi di più di queste tecnologie. Poi naturalmente c'è il tema della gestione dei dati che possono provenire da questa massa di informazione, che dovrebbero a mio avviso rimanere nelle mani degli agricoltori, i quali quantomeno dovrebbero beneficiare anche loro e poter magari ancora meglio calibrare gli interventi e l'uso sia della tecnologia ma anche l'uso quotidiano delle operazioni culturali in maniera più intelligente e meno invasiva. Ecco, anche nel caso quindi della digitalizzazione dell'agricoltura c'è una frontiera, ma c'è anche da chiarirci bene che cosa vogliamo, come per il biotech sarebbe, certo, da chiarire bene per che cosa vengono utilizzate alcune tecnologie. In fondo anche stato per la digitalizzazione bisogna chiarirsi bene su dove vogliamo andare. Dove vogliamo andare? Perché questo forse è stato questo proprio uno degli errori principali delle biotech di vecchia generazione. Non si è capito a che cosa servivano. Sembrava che in fondo queste tecnologie servissero solo per vendere più prodotti chimici. E questo ha creato una. Invece noi dobbiamo spiegare e dobbiamo anche dimostrare che queste tecnologie servono perché producono un beneficio per la collettività. Se no non si capirebbe perché le dobbiamo applicare. Un beneficio per gli agricoltori è un beneficio per la collettività e in questo senso credo che dovremmo ripartire da zero nello spiegare come la tecnologia può essere d'aiuto proprio per gli agricoltori ma anche per queste grandi sfide di cui dicevamo prima. C'è un altro tipo di innovazione secondo me che potrebbe interessare anche chi ci ascolta, perché l'innovazione è nelle pratiche, nelle culturali, nelle tecnologie che si usano, ma è anche poi nell'approccio all'agricoltura stessa. Esiste un'innovazione organizzativa anche. Assolutamente, mercato. No? Una connessione al mercato più efficiente in qualche modo. Da questo punto di vista che cosa si può dire, che cosa sta facendo l'Europa che tra l'altro sull'innovazione organizzativa e sull'aggregazione comunque degli agricoltori ha sempre puntato
Beh, noi stiamo lavorando per esempio per rafforzare già adesso in questo dibattito in corso per il regolamento Omnibus, questa mini riforma della PAC che stiamo portando avanti, stiamo lavorando proprio su come migliorare gli strumenti di gestione del mercato, perché uno dei problemi è che gli agricoltori sono sempre tanti e piccoli rispetto a una concentrazione a valle che avviene nell'industria e soprattutto nel sistema distributivo. Una innovazione organizzativa significa anche mettere in condizione gli agricoltori di interloquire con gli attori a valle dell'agricoltura in maniera più efficiente e senza farsi mettere, diciamo, senza subire un potere di mercato che inevitabilmente a valle è molto più forte di quanto non sia nelle mani degli agricoltori. In questo senso tutte le forme organizzative, le organizzazioni dei produttori, per esempio vorremmo riuscire, se ci riusciremo sarà una grande opportunità, far uscire definitivamente il settore agricolo e le sue forme organizzative dalle leggi sulla concorrenza, da questa problematica che è giusto avere, perché i cartelli petroliferi li dobbiamo combattere, tutti i cartelli vanno combattuti, ma immaginare che le organizzazioni agricole o le nostre cooperative possano abusare di una posizione sul mercato è abbastanza ridicolo. Ecco, poi se ci sono dei casi particolari ovviamente in alcuni paesi bisognerà sempre poter intervenire, però in questo senso fare un passo avanti dando più strumenti agli agricoltori di mettersi insieme nell'immissione del prodotto sul mercato, cioè di organizzare la fase di contrattualizzazione in maniera collettiva. Questo è un elemento importante e che grazie anche alle tecnologie di oggi può essere facilitato e reso più fruibile di quanto non lo sia stato finora. Quindi un'innovazione legislativa che può consentire agli agricoltori di avere un maggiore peso contrattuale poi nella contrattazione con le altre parti della filiera. Noi siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione. Questo ciclo di interviste, ringraziamo ovviamente l'onorevole De Castro che è stato con noi. Questo ciclo di interviste prosegue la settimana prossima, andremo su questioni più operative, parleremo con un esperto della Commissione europea sulle misure che esistono a sostegno dei giovani nell'attuale legislazione, nell'attuale PAC, nella politica agricola comune, e non mi resta che darvi appunto appuntamento alla prossima settimana e ringraziarvi di essere stati con noi. Grazie e buonasera a tutti. Arrivederci a tutti.